Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Sinistra e destra, cambiano i ministri ma non la minestra, il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra, grido per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè, ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama, oh, rispondo e dico son qua. Oh, io ti ripicare Italia. Oh, sei la mia dolce metà. Shakira, il tuo telefono forse non prende né metterla. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione già dentro al mio starter pack. Buonasera, buonasera, ben ritrovati con Focus, sono le 21:21, sempre in diretta. Parliamo di politica stasera, chi sale e chi scende, anche dopo il taglio dei parlamentari, i 5 Stelle riusciranno a recuperare consensi, la Lega ha sempre il vento in poppa, sicuramente in Veneto, vale anche per le altre regioni. Cosa succederà al prossimo voto in Umbria e poi il Partito Democratico dopo l'uscita di Renzi con Italia Viva, cosa sta succedendo? Insomma, vediamo come al solito in salsa veneta quello che i giornali e le televisioni stanno prevedendo, raccontando, pontificando sulla politica nazionale e anche su quella locale, perché ricorderete che nel 2020 si vota anche qui in Veneto. Quindi sentiamo le vostre opinioni, diteci la vostra, cosa pensate anche degli ultimi sondaggi, vedremo alcuni dati su quello che gli istituti di ricerca stanno pubblicando. Poi ovviamente sentiamo i nostri ospiti in studio, che vi presento subito. Paolo Pizzolato del Grande Nord, buonasera. Buonasera Pizzolato, bentornato. Buonasera. Settimo Gottardo, buonasera, onorevole ex parlamentare, ex sindaco di Padova. Buonasera. Antonella Tocchetto del Partito Democratico, buonasera. Buonasera a tutti. Antonella, grazie al sindaco di Arcade, Domenico Presti della Lega. Buonasera, grazie, buonasera sindaco. A tutti. Bentornato il presidente dell'API Venezia, Ivan Palasco. Buonasera. Benvenuto, bentornato e grazie anche Pietro Dalla Libera di Veneti Uniti in Consiglio regionale. Grazie, grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie a tutti veramente. Buonasera a tutti. Ieri abbiamo ricordato la tragedia del Vajont, il 9 ottobre di 56 anni fa, su Antenna 3, una delle nostre reti, ascolti record, davvero impressionanti gli ascolti per due documentari che abbiamo mandato in onda che ricordavano proprio quel... le 22:39 quando un pezzo del Monte Toc crollò nel lago artificiale sollevando un'onda gigantesca, 2000 morti quasi, insomma una catastrofe. Stasera torniamo a parlare di politica, ovviamente anche d'altro, c'è una situazione tremenda in Siria, si teme che arrivino in Europa non solo i foreign fighters ma addirittura Erdogan, minacciando l'Europa, ha detto vi mando milioni di migranti se non mi darete quello che chiedo. Insomma, qui è una situazione difficile, parleremo anche di questo. Allora, sindaco, cosa bolle in pentola per quanto riguarda la Lega? Veneto, ovviamente, la Lega ha il vento in poppa, tutti i consensi, tutti i sondaggi dicono che è a dei livelli da grande exploit, che sta cambiando qualcosa nel quadro nazionale, potrebbero esserci riflessi su quello locale, come la vede? Ma io credo che la coalizione di centrodestra sarà quella sicuramente comunque che, come adesso sarà proposta in Umbria, credo che sarà, immagino, perché io
sicuramente non rivesto dei ruoli politici come in passato, quando ho fatto appunto per 2 mandati il segretario di una delle circoscrizioni qua nostra di Destra Piave, ma ovviamente io oggi vivo più l'amministrazione che diciamo un ruolo politico, però è chiaro che la politica insomma la vivo da vicino tutti i giorni, che è quella fatta di rapporti con il cittadino. Beh, certamente sono certo che vedremo di sicuro una coalizione di centrodestra anche per il nostro Veneto, questo è quello che è anche l'auspicio che io faccio. Mi pare che Salvini abbia di nuovo fatto un accordo nuovamente con Giorgia Meloni e con Silvio Berlusconi, quindi credo che vedremmo sicuramente una coalizione triumvirato nuovamente, comunque si è proposto anche qui in Veneto, dove credo che non ci sia discussione su quello che è la figura di Luca Zaia, per quello che ha fatto in questi anni e per quello che certamente farà se i Veneti gli daranno, sono certo, gli daranno comunque un altro mandato. Questo, diciamo, la bandiera dei 5 Stelle, che in realtà è parlamentare, è quindi un'operazione che è riuscita, sono 345 parlamentari in meno, quindi da 1000, quasi 1000 a 600. Questo potrebbe dare ai 5 Stelle una spinta, un ritorno di consenso? Ma io dubito fortemente, anche perché stiamo vedendo che c'è già qualcuno dei parlamentari che sta già portando avanti una battaglia perché questa legge venga cassata attraverso, ve lo dico, attraverso un referendum. Io credo che gli italiani hanno bisogno di ben altro che pensare a fare un referendum che vada nei confronti dei parlamentari, ma la cosa più importante, sentivo l'altra sera degli eventi giornalisti, quello che manca, oltre al taglio dei parlamentari, credo che sia anche un pensiero, non sentiremo mai di tantissima gente, tantissimi cittadini, sarebbe quello che tornassimo alle origini, che potessimo essere noi a scegliere i rappresentanti, perché abbiamo visto poi insomma la qualità di quello che è stato il Parlamento negli ultimi decenni, non ha brillato poi di una grande qualità, lo si è visto anche con quello che sono stati i provvedimenti legislativi degli ultimi anni, vediamo anche che cosa succede anche oggi, quindi l'auspicio sarebbe che il cittadino potesse scegliere una volta per tutte i propri rappresentanti, potremmo anche sbagliarci. Però se ci sarà una rivisitazione, come dicono, dei collegi, perché avendo avuto una diminuzione di questo tipo, ci sarà anche ovviamente comunque un'assegnazione di nuova di collegi, e certo, quindi sicuramente se abbiamo un collegio più ampio vorremmo anche sceglierci anche il certo nostro rappresentante. Certo. No, è importante questo, cambierà la legge elettorale inevitabilmente. Allora, a proposito del taglio parlamentare, abbiamo sentito con Gabriella Basso alcuni vicentini, vediamo. Si scende da 945 a 600 tra senatori e deputati. Non cambia niente, scusate. Mi sembrava giusto nei confronti anche, visto che c'è poi questi problemi economici che abbiamo, tutte queste robe qua, insomma, mi sembrava giusto. Però. Secondo lei dice mi sembrava giusto, cosa cambierà secondo lei? Cambierà innanzitutto dal punto di vista economico, in sostanza c'è una riduzione delle spese e poi... insomma, ci sono tanti di quei problemi che non vengono risolti così. È una vittoria insomma di questo governo giallorosso. Insomma, vittoria è una cosa già ascoltata, che si doveva fare prima. Adesso finalmente si è fatto, tutto lì. Non è che cambi molto, ma io... Perché dice non cambia molto? Beh, non è una questione di numeri, è una questione di cosa ci fanno. Se... 900 o 600? Sì, appunto. Sempre la stessa cosa più o meno. Però dico, qualcuno dice beh comunque insomma da un punto di vista economico c'è un risparmio. Sa che risparmio. Ci voleva, dipende dai punti di vista. Potremmo dire che ci voleva per dare un segnale alla popolazione che lo richiede ormai da tanti anni. Però va valutato se serviva o meno, perché dico solo una cosa, ci saranno meno persone a decidere. E quindi potrebbe essere un problema un domani. Perché adesso hai da mettere d'accordo, tra virgolette, 945 parlamentari, domani no. È un limitare di democrazia, se vogliamo. Poi si dovevano limitare i costi, ma siamo sicuri che sia questa la soluzione al problema? Penso che sia una cosa positiva, per quanto ci sarà un risparmio di spese inutili,
però forse era meglio che riducevano anche un po' gli stipendi dei parlamentari. Una vittoria perché sono sempre molti comunque. E che vantaggi abbiamo adesso da questa riduzione secondo lei? Beh, i vantaggi non so di preciso, però penso che meno sono in numero, meno litigano e meno si spartiscono i compiti. Sicuramente spero ci sia un miglioramento, se scendessero anche a meno, a 300 sarebbe ancora meglio. Quello che conta non è il numero, è la qualità. E quindi dice 600 non è che cambia molto? Essenzialmente no, se sono come quelli di adesso, 600 o 900 è gli stessi. Teresa Gabriella, Gabriella Basso, vedete il nostro counter, siamo arrivati a 718 giorni dal 22 ottobre del 2017 quando fu celebrato il referendum per l'autonomia. E il 22 ottobre prossimo, siamo ormai vicini, saranno due anni di prese per i fondelli, e di silenzi e di così massimi sistemi per evitare di affrontare la questione. Allora, Antonio Tocchetto, però veniamo al Partito Democratico in Veneto dopo l'uscita di Renzi. No? Qual è lo scenario che lei vede, insomma? Beh, allora, per quello che riguarda il livello regionale, qualche uscita di peso c'è stata, sono usciti almeno tre persone della segreteria regionale, sono usciti alcuni deputati, quali la Sbrollini e il deputato di Venezia, che adesso non mi viene il nome, insomma, la Sbrollini e altri deputati, ed effettivamente, insomma, c'è il contraccolpo, c'è la Sara Moretto, il contraccolpo di sicuro. Sì. Di sicuro c'è, però come dire, bisogna un po' rimboccarsi le maniche e tenere la barra dritta. Noi siamo in questo momento al governo, anche chi è fuoriuscito comunque l'appoggio al governo lo dà, perché poi è un accordo che ha preso lo stesso Renzi. Vedremo in preparazione delle regionali che sono a breve e che un po' onestamente ci preoccupano, perché indubbiamente non possiamo non considerare la figura di Zaia un competitor molto forte, seppur è al terzo mandato, i terzi mandati sono sempre molto più complicati e quindi non ci nascondiamo questo. Stiamo lavorando per, abbiamo una rosa di candidati sui quali convergere le scelte per la presidenza della regione. E da quello che si capisce, però, il gruppo di Renzi, cioè Italia Viva, non dovrebbe partecipare alle elezioni regionali, così ad oggi è dichiarato, e ci auguriamo che almeno quei voti delle persone che sono uscite, ma sono comunque state elette nel Partito Democratico, siano comunque un aiuto anche per far rafforzare e vincere il centrosinistra nel Veneto. Non è un momento facilissimo per il partito, anche perché governare è altrettanto complicato. Allora, per parlare dei parlamentari, io condivido i tre interventi che hanno detto, se fossero più bravi magari sarebbe meglio, ma soprattutto forse non era la riforma che serviva, magari bisognava fare anche una riforma collegata, una riforma elettorale diversa, anche magari pensando a dei collegi con uno sbarramento al 5%, con un proporzionale alla tedesca. Cioè, mi sembra tutto molto demagogico. Sì, adesso saranno 600 deputati, come diceva prima Presti, e in realtà, siccome è una riforma costituzionale, ci può essere il passaggio con il referendum costituzionale. So che si stanno già attivando, per cui ci sarà probabilmente. Però non credo che sia quello, magari forse avrei abbassato i loro stipendi, però anch'io, quando la democrazia è ristretta, mi piace di meno rispetto che avere più persone, più difficile sicuramente le scelte, ma più persone che decidono. E poi noi siamo alla prova del governo, il governo è iniziato non 5 anni fa, forse un mese e mezzo fa, e la partita è tutta in salita. Adesso abbiamo la finanziaria, siamo tutti preoccupati, vedremo che cosa verrà fuori. Governare non è mai facile, e in una fase in cui il partito subito dopo ha subito anche una scissione, la questione è piuttosto complessa. Solo un grande sano egoismo veneto potrà staccarci dall'incubo di Roma mafiosa, solo un po' parafrasando una canzone
la canzone di Zucchero. Allora, abbiamo detto prima dell'autonomia, il presidente Zaia in questo servizio, diciamo noi che sta perdendo la pazienza l'ha già persa da molto tempo. Vediamo Luca Zaia in questo servizio. Autonomia, il tema è sempre centrale nel Veneto, dove Luca Zaia torna dopo aver partecipato alla sessione plenaria del Comitato delle Regioni a Bruxelles. Il presidente ha l'aria di chi sta per perdere la pazienza, la pentola a pressione soffia, il Veneto delle 600.000 partite IVA con un prodotto interno lordo annuo di 150 miliardi di euro e 574 comuni che chiudono il bilancio in attivo. Ha fatto il suo referendum, ha raccolto un sì plebiscitario all'autonomia e adesso aspetta la risposta del governo. Ma il tempo passa e la Lega è pronta a scendere in piazza. Questo governo deve ancora dirci qual è la propria idea di autonomia. Noi ci confrontiamo sapendo di aver già presentato la bozza d'intesa che ha 68 articoli, chiede 23 materie, esattamente in linea con la Costituzione. Il governo ci dica cosa vuol fare. Allora, intanto si preparano le forze coalizzate contro il presidente Zaia, in particolare 5 Stelle e Partito Democratico potrebbero, come dire, anche regionalmente aggregarsi per trovare un candidato che batta il governatore. E poi, presidente Palasgo, c'è la novità di cui parlano i giornali questi giorni. Il Partito dei Veneti, no? Sarà presentato al Palageos il 19 ottobre prossimo ed è un insieme di movimenti indipendentisti. No? Lei è indipendentista, cosa ne pensa? Che prospettive può avere? Beh, quello che penso io è che è un'operazione molto interessante e molto saggia, perché il mondo indipendentista, anche se ogni gruppetto ha le sue sfumature, le sue angolazioni che possono essere diverse, è comprensibile, fatto di uomini, e gli uomini per definizione hanno idee un po' diverse, ma la sostanza è che questo gruppo, questo insieme di movimenti che vogliono fortissimamente, vogliono l'indipendenza, finalmente hanno trovato un coagulante, un catalizzatore che li metta assieme, che li tenga uniti per presentarsi alle elezioni. E questo 19, se non ho impegni improvvisi, che è di sabato mi pare, probabilmente ci sarò anch'io, quindi... anzi sicuramente ci sarò anch'io, quindi il mio giudizio è positivo. Andai cauto sulle aspettative, ma non tanto del movimento, che è cosa buona e giusta che si compatti attorno all'idea dell'indipendentismo fortemente caratterizzato veneto. Noi non abbiamo bisogno di eminenti testoni lombardi che vengano in Veneto a insegnarci, a dirci cosa dobbiamo fare. Noi veneti sappiamo fare da soli se ci mettiamo d'accordo, senza bisogno di grandi pensatori. Le aspettative, dicevo, ho paura, cioè, spero che non si dia troppa enfasi a questo passaggio elettorale, perché poi alla fine bisogna anche chiedersi, io questo lo dirò il giorno 19, cioè dove vogliamo andare a parare? Bene che ci mettiamo assieme, ok, presentiamo una lista, ok, da alcuni non proprio sondaggi scientifici, ma comunque da alcune valutazioni potrebbe anche portare 3-4 consiglieri, la butto là perché non ho dati scientifici in mano, però sicuramente deve avere un risultato decoroso. Ma poi, cioè, se facciamo 4 consiglieri per l'indipendentismo del Veneto, questi dentro il Consiglio regionale Veneto cosa faranno? Quale linea porteranno avanti? Perché se poi noi facciamo, io mi imbarazza a dire queste cose, perché siccome so che ci ascoltano parecchi indipendentisti a cui io sono molto ma molto legato, non vorrei che mi fraintendessero,
nel senso che l'indipendenza del Veneto non viene per decreto regionale, no? Non è il Consiglio regionale Veneto che può decretare, deliberare che il Veneto è indipendente. L'indipendenza del Veneto passa necessariamente da una straordinaria, profonda, convinta e cosciente, prima di tutto revisione storica del perché il Veneto vuole essere indipendente. Perché non basta dire io voglio essere indipendente perché fa figo, fa pandan essere indipendente, no, un'ostia. Cioè devono esserci delle ragioni originali. Allora che i veneti prendano coscienza della loro consapevolezza storica del perché la vogliamo, il plebiscito truffa del 1866, quei lazzaroni delinquenti dei Savoia che hanno firmato l'accordo all'Hotel Europa, la Gazzetta Ufficiale di Firenze che due giorni prima del plebiscito già aveva pubblicato nelle sue pagine che il Veneto era stato annesso all'Italia e mancavano ancora due giorni. Quindi i Savoia, i delinquenti dei Savoia hanno dichiarato, e poi quindi consapevolezza storica e grande voglia di rivoluzione. Togliamoci dalla testa la strada pacifica e per arrivare all'indipendenza. Quando dico rivoluzione, chiaramente dico incruenta. Non è che auspico lo scendere in piazza armati di fucili, forche, forconi e badili, per carità di Dio, assolutamente. Ma la rivoluzione, direttore, deve essere culturale dentro di noi. Noi dobbiamo sapere cos'è l'indipendenza, quali sono i valori dell'indipendenza che sono imprescindibili per noi veneti e convincersene profondamente. Diversamente questi quattro consiglieri, e torno al concetto di prima, siederanno là nel Consiglio regionale, saremo tutti orgogliosi di aver eletto quattro consiglieri, ma poi cosa faranno? Voteranno la legge, il DEF regionale di bilancio, le soglie, cioè alla fine se devono essere omologati a tutti gli altri partiti. Invece non servirebbe a nulla. Non servono a nulla l'indipendenza. Allora, ma bilancio della finanziaria calcolano stipendi forestali siciliani e dei truffatori del cartellino, indipendenza e pretesa dei danni di Via San Marco. Vediamo su Libero Quotidiano, il giornale diretto da Vittorio Fetri, anche se il direttore responsabile è Senaldi. Sondaggio Masia per Agorà, la Lega di Matteo Salvini torna a crescere, crollo di PD e 5 Stelle. Questo è un sondaggio che è uscito ieri. L'Europa di Forza Italia, Partito Democratico e 5 Stelle, grande Europa. Non ho capito se sia ironico o meno, ma insomma noi li leggiamo così come arrivano. Basta con l'Europa, per l'Italia è stato e sarà un danno gravissimo, fuori d'Europa subito, ritorno alla lira. Finalmente incominciamo a avere qualcuno con questo messaggio che ragiona con la sua testa. Finalmente, ma non mi interessa che non te condividi. Non mi interessa, ma ti pensa a partire. Ma anche tu? Ti pensa a partire. Voglio dire che questo messaggio ma chi te me vuoi impedire di parlare? No, però dico cioè, che non chi è te che me tutti, vuoi impedire di non parlare? Non è che tutti la pensano così, eh. Guarda che non è che tutti la pensano. Mio papà non avevo paura di SS, butto che mica la paura di no, io. Perché ora sta sitra, no. Avevo detto che per me punto di punto di vista, finalmente la gente comincia a ragionare. Allora, a proposito di elezioni regionali, si sta parlando, tanto che poi sentiamo Settimo Gottardo Pizzolato e ovviamente dalla Libera. No, è possibile che venga candidato Calenda, che è stato... È uno dei nomi che girava, io non credo che lui accetterà perché è una figura nazionale, anche se è stato eletto nel nostro collegio.
e non credo che conosca così tanto il Veneto o si senta così appartenente al Veneto tanto da diventare o a candidarsi a presidente, però insomma è uno dei nomi che circolano sicuramente. Però penso che una lista di uomini e di persone vicino a Calenda, di amministratori, probabilmente sarà una lista che potrebbe essere presente anche nell'ambito ampie liste di centrosinistra che ci saranno, dove ci sarà sicuramente la lista del PD, ma ci saranno anche delle liste degli amministratori del centrosinistra. Ecco, onorevole Gottardo, stando ai sondaggi, insomma, la Lega è sempre molto in alto rispetto agli altri partiti, e c'è chi dice quindi che tutto quello di cui Salvini è stato accusato negli ultimi tempi, cioè di essere scivolato su una buccia di banana, aver perso la possibilità di continuare a governare, questo errore avrebbe potuto, diciamo, abbassare il gradimento anche all'interno della Lega. A quanto pare i sondaggi non sono di questo. No, avviso. Ma non è solo un problema di sondaggi, bisogna vedere se nel paese cambia qualche cosa rispetto a una crisi che dura da 10 anni. Se non cambia nulla rispetto alla crisi che dura da 10 anni, perché dovrebbe cambiare il consenso? Il consenso verso che cosa? Verso un'uscita della crisi, ma se questa uscita non appare, il consenso non cambia, tanto per essere chiari. Non può cambiare. Ecco, ma diciamo la parte mediatica e il carisma di un leader conta, perché qui, diciamo, Salvini ha beneficiato soprattutto della bell'azione sui migranti e la grande popolarità. Io prescindo dal trambusto mediatico, guardiamo. Cioè, alla struttura del consenso. Il consenso c'è rispetto alla soluzione del problema del Paese. Se non si vedono soluzioni del problema del Paese o protagonisti che garantiscono la soluzione del problema del Paese, non cambiano i consensi, non ci sono variazioni di consenso. Non è perché il PD, invece di presentarsi come PD, si presenta con la lista di Calenda, di Renzi e di Zingaretti, prendi più. No. Non cambia nulla. E quindi ci sono delle difficoltà, per dire che ci sono difficoltà, lo vediamo anche come si muove il Parlamento. Ma voi pensate che la gente si commuove perché viene ridotto il numero dei parlamentari? Io ero tra quelli che il numero dei parlamentari avevamo chiesto che fosse ridotto a partire dal 1970, cioè sono quasi 50 anni fa, quando sono nati i consigli regionali. Quando nascono 20 assemblee legislative, è chiaro che l'assemblea legislativa nazionale non può essere quella di prima, pare così evidente. Ma non era solo un problema numerico, era un problema, sì, numerico, quindi va bene la diminuzione, non è questo. Ma era proprio un'articolazione della rappresentanza. Pensa alla rappresentanza in un articolo, e cosa succede? Che la gente perde l'affezione alla rappresentanza. E non è che, essendo caduta la partecipazione alle elezioni quasi al 50%, perché li fai eleggere meno parlamentari, aumenta la partecipazione alle elezioni. Non aumenta mica, sapete. E questo è il motivo che deve preoccupare. Ma guardate l'altra operazione che stanno facendo, il voto ai sedicenni. Ma scusatemi, ma che cosa li stiamo preparando per i 16 anni? Li abbiamo riempiti di debiti, li abbiamo caricato su queste generazioni 3.000 miliardi di debiti. Ah, pensate che loro sono contenti che in cambio li dai a votare? Non li apre prospettive? Li lasci 3 miliardi di debiti e in cambio li dai che vengono a votare? Ma non vengono a votare così, non è questo il problema. Anzi, essendo già state colonizzate dalla rete, dei nuovi sistemi di consumo, dalle grandi società di distribuzione, è chiaro che questi qui si sentono colonizzati anche dai partiti, quel sistema che verrà modificato. Allora, caricati di debiti, colonizzati dai centri di grandi consumi, e dice adesso vogliono essere colonizzati anche dai partiti. I debiti da Facebook. Ecco, dalla rete. Volevo dire rincoglioniti, ma non posso dirlo perché siamo un team. Insomma, però così è. No, è la verità. Allora,
se ti vengono passate, ritornare alla domanda iniziale, direttore, tutto questo tempo in questo contesto qui, perché dovrebbe cambiare il consenso? Per di più, adesso si dice anche, ma stai tranquillo, perché cambieremo la legge elettorale con il minor numero di parlamentari. Bene, verso il sistema proporzionale, con o senza l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, comunque col sistema proporzionale. Ma il sistema proporzionale funziona se ci sono i partiti, perché sono spariti. Perché anche quelli che ci sono, sono partiti individuali. E voi pensate che... quindi io starei un po' tranquillo, tanto guardate, questa legislatura dura 2-3 anni ancora. E appunto. No, Conte non lo so. La legislatura sì, sì la legislatura, Conte non lo so. Cioè, Conte potrebbe saltare. Se lo dice lei vuol dire. L'ha fatta grossa con i servizi segreti. Sì, insomma non è così, non può star sereno. Però in questi anni che mi porto il problema della rappresentanza, come riprendere, rispetta la soluzione dei problemi, se no rimane partecipazione piatta al 50%, un tentativo banale sociologico di colonizzazione dei giovani, ancora peggio. E non si dà una risposta numerica a una domanda politica, non vedo. Posso fare un'ultima osservazione, visto che ancora sul partito dei Veneti. Io penso che uno spazio si è creato per il partito dei Veneti. Sai perché il direttore si è creato uno spazio per il partito dei Veneti? Perché quasi 2 anni di mancata realizzazione dell'autonomia dopo il referendum, non c'è stata una presa di posizione politica, per cui i parlamentari veneti, o tutti, o del centrodestra, o solo della Lega, avessero preso un atteggiamento politico e avessero detto in Parlamento ci assumiamo anche la rappresentanza del referendum e questa legge di bilancio in Senato non passa se non molate, cioè se ne assumevano una rappresentanza politica, non passa. Non se ne sono assunti la rappresentanza politica, c'è rimasto un vuoto. Perché non gliene frega niente a nessuno. Un'autonomia tradita dove nessun partito e nessun parlamentare se ne è assunto una rappresentanza politica ha generato un vuoto politico e quindi una domanda di rappresentanza politica che sarà certamente coperto, non so quanto, ma è normale che sia coperto. A me viene in mente, scusa poi finisco, quando Bisaglia, poveraccio, all'epoca, alla fine della Democrazia Cristiana aveva ipotizzato i partiti regionali e poi Veneto e la Baviera l'hanno fatto fuori. La DC non ha assunto questa eredità, il vuoto politico è nata la Lega e ha preso quel vuoto politico che c'era, giustamente. Qui nessuno si è assunto la rappresentanza politica di milioni di veneti che sono andati a votare per l'autonomia. Questa rappresentanza politica ha bisogno che si generi e si crei il rappresentante. Ma il 19 ci sarà anche Gottardo a Padova, vero Gottardo? Prego. Te viene cattivo il 19? No, io sono in pensione, già dato. Ti invito un'analisi, un vuoto, si riempie. Questi parlamentari non hanno riempito questo vuoto referendario, è chiaro che al loro posto ci sarà la gente che si organizza e questo vuoto lo prende. In politica il vuoto non c'è mai. Ecco, rimane il fatto che la responsabilità dell'impasse dell'autonomia viene attribuita a Salvini, non a Zaia, no? Ma mi pare evidente perché su questo è scientifico che è così. Perché a Salvini interessava costruire il partito nazionale, la Lega Nazionale, non interessava più l'autonomia al referendum di Zaia, è stata l'ultima grande iniziativa bossiana, proprio per comodità diciamo così. Su questo non sono d'accordo, perché... per carità di Dio non disturbiamo Bossi, perché la Lega del Veneto è diversa dal resto della Lega,
perché nel Veneto è forte ancora il sentimento della Liga Veneta. Sono d'accordo. E nel Veneto c'è ancora la Liga Veneta. Ho semplificato troppo, chiedo scusa, ma è per dire che Bossi era sulla linea dell'indipendenza prima, dell'autonomia dopo, della secessione, quindi quell'idea gli era appartenuta. Che poi la Liga e la Lega Lombarda forse le cose diverse, fa parte della storia. Allora, tantissimi sms, continuate a mandarli. Allora, Pietro della Libera, dando per scontato che anch'io credo che non si andrà a votare presto e che questa legislatura arriverà alla fine, perché con 345 poltrone in meno quelli che sono lì sono poco interessati ad andare a votare e a perdere con maggiori possibilità. Il posto, però ecco la coalizione centrodestra, no? Perché la Lega finora è stata sempre solitaria, adesso si è visto, c'è l'alleanza, ci sarà l'alleanza tra Berlusconi e la Meloni, questo può essere così un abbraccio pericoloso secondo lei, cioè la Lega non più così da sola? Ma diciamo che c'è un ragionamento fatto da Salvini. Io vedo un po' dall'esterno le cose perché appartengo a una lista civica, insomma non ho tessere di partito, ma il ragionamento che ha fatto Salvini, che ha fatto anche Berlusconi e ha fatto la Meloni, soprattutto dopo l'uscita del governo da parte della Lega, è stato quello di concentrarsi sulla conquista delle regioni a livello nazionale. E quindi è chiaro che un'intesa serve a tutti, perché in certe regioni è indispensabile essere uniti per poter vincere. Quindi se da un lato il PD cerca di unirsi o viceversa con i 5 Stelle, o i 5 Stelle cercano di unirsi al PD, dall'altro lato abbiamo la coalizione di centrodestra che va unita per poter vincere. Nel Veneto Zaia sappiamo che non ha avversari. E anche dubito che 5 Stelle e PD si mettano insieme. Perché? Perché mettersi insieme conviene nel momento in cui si ha qualche speranza di vincere. Però non c'è nessuna speranza di vincere neanche per insieme per il PD e i 5 Stelle contro Zaia. Per cui non hanno interesse a mettersi insieme, hanno interesse a capitalizzare il maggior numero di voti per il proprio partito e andare avanti, a mio avviso. Quindi poi sull'autonomia di cui parlavamo prima non c'è stato nessun vuoto, perché questo vuoto lo ha riempito benissimo il nostro presidente Zaia e dirò anche tutti quelli che lo hanno sostenuto a livello regionale. La gente, a mio avviso, lo dico sempre dall'esterno, essendo io pur essendo un fautore dell'autonomia, lo dico dall'esterno, quindi non da posizioni partitiche, la gente ha capito che chi non ha voluto l'autonomia non è stata la Lega. La Lega l'ha portata avanti a livello regionale con grande determinazione. A livello nazionale non lo so, ma l'ha portata avanti anche a livello nazionale. Chi chiaramente ha detto di no all'autonomia del Veneto, li abbiamo visti nei giornali, la posizione per esempio dell'ex ministro del Mezzogiorno Lalezzi, di qualche altro ministro dei 5 Stelle e poi la posizione anche in generale del PD, anche nel Veneto, contraria all'autonomia, per cui la gente sa ben distinguere, sa, direttore, e io penso che nel tempo, anche a breve termine, avremo una grandissimo escalation di consensi a favore della Lega di Salvini, perché il consenso in questo momento si sta radicando soprattutto sulle questioni della sicurezza e dell'immigrazione. L'accordo di Malta è stato un accordo che serviva, a mio avviso, soltanto per buttare fumo negli occhi agli italiani e per dare una giustificazione al fatto che si aprivano totalmente i porti, come è successo. In realtà di fatto si sta manifestando quello che temevamo, che non c'è nessuna rotazione dei porti per far sbarcare i migranti, che non c'è nessuna redistribuzione dei migranti, forse ci sarà qualche redistribuzione limitata soltanto ai migranti che hanno diritto in quanto profughi e non come migranti economici, quindi il che vuol dire che resteranno tutti in Italia e sarà l'Italia che rimarrà da sola nell'occuparsi del fare rimpatriare queste persone. Quindi, a mio avviso, ma non perché noi italiani non siamo solidali, e
penso che questa sia anche la posizione della Lega e sicuramente dei Veneti. I Veneti sono sempre stati molto solidali. È che c'è sempre un limite a tutto, cioè se in una casa ad esempio stanno 10 persone, non è che improvvisamente ne puoi portare altre 40 ad abitare dentro, ne puoi dire ne facciamo venire altre due, che sono, non so, i migranti che hanno diritto di venire, ma non possiamo attraverso l'illegalità, perché questa è una situazione di illegalità, far entrare altre 40 persone che non hanno nessuna possibilità di integrazione, cioè di trovare lavoro, di trovare un'abitazione, di formarsi una famiglia. E a me fanno pena questi giovani di 20 anni, ragazze e ragazzi, che poi si trovano di fronte a una situazione di fatto incredibile. Erano stati ammaliati, per così dire, dal fatto che sarebbero andati in Europa, avrebbero trovato il ben di Dio, avrebbero risolto i loro problemi, e invece si trovano a diventare magari schiavi della prostituzione, si trovano a diventare schiavi di qualche banda nigeriana, si trovano a diventare schiavi, ma anche nel lavoro, nel lavorare magari in qualche, a quelli che va meglio, in qualche coltivazione di frutta, di pomodori, eccetera, per prendere 3 euro al giorno in meridione. È la nuova schiavitù in pratica che sorge. Allora, da tutto questo cosa ne deriva? Maggiore delinquenza e sicuramente una posizione degli italiani che già hanno dimostrato di fronte al passato governo, prima delle elezioni del 2018, di scegliere chi porta avanti la sicurezza e la difesa dei confini, puntando soltanto sulla immigrazione regolare, che è giusto che ci sia. Allora, raid turchi in Siria, titolo del Corriere della Sera, Erdogan minaccia l'Unione Europea, possiamo mandarvi milioni di profughi, ne abbiamo parlato ieri sera, profughi e anche i foreign fighters che erano nelle mani dei curdi, i quali curdi sono attaccati crudelmente dalla Turchia con, diciamo, il lavarsene le mani di Donald Trump, che ha ritirato molte truppe, e sono i curdi che hanno abbattuto il califfato, e per tutta risposta l'Europa per ora così a parole dice non attaccate, dice ad Ankara, non attaccate, però non basta dire non attaccate. L'Europa, che roba è l'Europa? Ma sì, insomma, è una roba di... Allora, in Tunisia ci sono centinaia di italiani, non dunque non c'è guerra, però tunisini e marocchini continuano a venire qui, che cazzo vengono a fare? Prima di andare a Paolo Pizzolato, vediamo proprio sulla questione dei migranti un servizio sul sindaco di Carceri che ha chiamato il prefetto e ha detto qui di migranti non ne vogliamo, vediamo. Il sindaco di Carceri, Tiberio Businaro, prende carta e penna e scrive al ministro dell'interno Luciana Lamorgese e al prefetto di Padova Renato Franceschelli, diffidandogli dall'inviare migranti nel suo comune. Si diffida l'illustrissimo ministro dell'interno ed ogni organo adesso frapposto non assegnare al comune di Carceri persone di origine ignota, generalmente definiti profughi ed in specie privi di originali documenti di riconoscimento, scrive Businaro in un perfetto burocratese. Il primo cittadino del piccolo comune padovano fa la voce grossa. Il ministero sarà responsabile di ogni spesa necessaria a prevenire il contagio di malattie e l'adozione di misure di pubblica sicurezza. Secca ed immediata la risposta del prefetto di Padova. Si tratta di una posizione unilaterale e politica, quella del sindaco Tiberio Businaro, della quale non posso far altro che informare il ministero. Non sono certo io a prendere decisioni, spiega Franceschelli. Se non arriveranno profughi non li assegneremo ad alcun comune. Se arriveranno capiremo come gestire la situazione così come è stato fatto in passato, conclude il prefetto. Servizio di Valentina Visentina. Allora, Paolo Pizzolato, io direi partiamo dalla questione dei migranti e da questo rischio che ci siano grandi ondate, grandi, moltissimi, addirittura si dice milioni di arrivi sulla rotta balcanica, perché per rappresaglia Erdogan libererebbe tutti i rifugiati siriani e li scatenerebbe verso le nostre coste, ma questa per ora è solo una minaccia. E poi volevo sentirla sul Grande Nord rispetto al partito di Verdi. È proprio perché vorrei fare una precisazione, prima l'ho sentito appunto persone che hanno parlato, che hanno espresso la loro opinione sul partito dei Veneti. Io questa sera
pur avendo, diciamo, quello che può chiamarsi sotto pancia come Grande Nord, probabilmente potrebbe essere l'ultima volta, almeno in questo periodo, perché rappresento il partito dei Veneti. Ieri abbiamo fatto ieri mattina una grossa conferenza stampa dove abbiamo unito tutte le forze autonomiste e indipendentiste del Veneto e, come è stato detto prima, come avete potuto vedere anche sui messaggi, il 19 di ottobre al Palagiux di Padova alle ore 15 ci sarà un grossissimo incontro aperto completamente a tutti quanti per la presentazione di questa lista unitaria di quelli che sono i rappresentanti che hanno fortemente voluto tempo addietro l'autonomia e l'indipendenza e che soprattutto sono stati i promotori dei referendum, quelli che sono occupati soprattutto di aprire le porte per chi poi un giorno ha deciso di raccogliere firme e portare a compimento quello che è stato un bellissimo risultato. Prima ho sentito alcuni passaggi ed è giusto quello che è stato detto. Noi stiamo andando ad occupare un posto e uno spazio che non è stato mai assolutamente soddisfatto da partiti italiani che non si sono comportati bene e nei confronti dei veneti e del Veneto non hanno assolutamente portato rispetto. Che sia stato un partito di centrodestra, sia stato un partito di centrosinistra, io so che il Veneto è stato completamente dimenticato, nessuno più si è ricordato, e giustamente lei, direttore, presenta ogni sera il numero di giorni che stiamo attendendo sia con il governo antecedente sia con questo governo, che qualcuno ci dia soddisfazione. Noi dal 19 di ottobre partiremo chiedendo i voti alla gente veneta che vuole parlare di autonomia e di indipendenza, chiedendo soddisfazione ai più di 2 milioni di persone che hanno voluto questo referendum, che hanno voluto questa cosa. È logico che ci presentiamo per coprire giustamente questi buchi che sono stati creati dove nessuno ha portato qualcosa a casa. Che poi il governatore della regione Veneto stia combattendo, stia qualcosa, facendo qualcosa di personale, è giusto, è corretto e probabilmente, come ho avuto l'occasione di dire che il mese scorso sono stato suo gradito ospite, e probabilmente Luca Zaia penso possa essere rieletto. Ci sarà però uno spazio giusto anche per questi partiti, anche per noi, perché cercheremo di condurre la nostra guerra privata, guerra per carità metaforicamente parlando, per cercare di portare a compimento quello che gli altri non sono stati capaci di fare, o dando una mano o cercando di vedere cosa si può fare anche autonomamente, però portare a casa un risultato che è dovuto almeno per il rispetto di tutte quelle persone che hanno fatto lo sforzo di presentarsi alle urne e spendere 14 milioni di euro veneti e che hanno voluto fortemente questa cosa, cosa che dagli altri non è stato fatto. Poi, per carità, ognuno farà le proprie scelte. Noi portiamo avanti una politica nella quale crediamo da tanti anni e che tanti altri hanno completamente dimenticato. Così come 24 anni fa sono partito autonomamente con altri partiti per cercare di portare avanti le istanze del Nord che sono state completamente dimenticate, le istanze del Veneto che sono state completamente dimenticate e tralasciate, così continuerò fino alla morte a portare avanti queste istanze, cercando di fare in maniera di avere un Nord un attimo più libero, un attimo migliore, e un Veneto più libero e migliore rispetto a quello che è stato fatto fino adesso. E questo, diciamo, la mia risposta a chi ci sta guardando, a quelli che vogliono cercare di capire cosa vuol dire questo partito dei Veneti, che ripeto per la prima volta raggruppa tutte queste listone e che si sono messe tutte assieme per dare soddisfazione, ecco, soprattutto alle persone. È una galassia, è un insieme di tanti movimenti che molto spesso non sono andati, diciamo, non erano in sintonia. Certo, no? Certo, bisogna... c'è il rischio che, insomma, le molte differenze poi portino a confronti, a scontri interni, insomma. Certo. Ci potrebbe essere, dal vostro punto di vista, una compattezza? Relativamente a questo casino, che si può chiamare così, che sta accadendo in Turchia, vedo le cose con due macchie che sono veramente eclatanti. Prima cosa, se fossi stato Trump non avrei mai lasciato un po' di libertà, diciamo, alla Turchia di poter invadere, di poter fare quello che ha fatto, e in tutta sincerità fare in maniera che Trump e che l'America si tiri da parte affinché la Turchia possa attaccare il popolo curdo di nuovo, che fino a ieri sono stati quelli che assieme a alcune parti siriane sono stati quelli che si sono impegnati morendo per dare caccia a quelli dell'ISIS, sinceramente lascia un po' perplesso. Poi l'ultima cosa che lascia sinceramente amarezza, tantissima amarezza, è che ma noi con la Merkel eravamo quelli che volevano parlare di Turchia in Europa? Cioè, cosa ci stavamo, perché un anno fa avevo detto questa cosa qui e sembrava che qualcuno mi stesse facendo la guerra, stesse impazzendo quando ho detto che la Turchia non deve assolutamente entrare in Europa, ma questa sarebbe una nazione che dovrebbe far parte dell'Europa, che sappiamo che non è assolutamente europea e che si comporta in questa maniera. Cioè, la risposta io spero possano dargli i telespettatori, perché è una cosa di una vigliaccheria unica e che mette ancora in moto un'altra volta i ricatti che questo ci sta facendo, praticamente dove dice che ci scaricherà milioni di immigrati, quello che già abbiamo di penoso all'interno della nostra Europa,
all'interno dell'Italia, è quello che sinceramente spero che a livello di ONU possa essere fermato, possa essere calmato, perché guardate che tanti pazzi governano il mondo, però a un certo punto bisognerebbe anche porre fine a determinate cose, sinceramente. Allora, molte critiche a Trump e a questa ritirata dalla Siria, che in parte lui ha negato, un momento difficile per il presidente americano, anche per la questione delle indagini sul figlio del suo rivale, del suo avversario Biden. Vediamo una, ovviamente sui social critiche e anche parodie, vediamo questa, Trump che canta Despacito. Sì, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Vabbè, insomma, sui social si trova di tutto. Ricordiamo il genocidio degli armeni e dei greci dell'Anatolia da parte dei turchi. Cosa possiamo aspettarci da un fanatico come Erdogan con in Europa? Ma non volevano a tutti i costi in Europa. Hanno detto che questa meravigliosa Europa, questa democraticissima Europa che tiene in galera da due anni gente in Catalogna che hanno solo avuto l'ardire di portare il loro popolo a votare e sono in galera alla faccia di questa vergognosa e schifosa Europa premiata anche con il Nobel per la pace qualche anno fa. Ma non c'è da vergognarsi fino al vomito? Fino al vomito? Non ha detto una parola in difesa dei catalani, che l'unica colpa che avevano è stato quello di chiedere al loro glorioso popolo se volevano o no l'indipendenza. Ma in questa Europa vessatoria, in questa Europa schiavista, non è possibile parlare di indipendenza, direttore. Non è possibile, perché in questa Europa, alla faccia di tutti quei partiti che ci sono a Roma, servi e al servizio dei poteri forti, in questa Europa vige una sola regola: devi stare zitto, testa china, non fiatare, non parlare e subire tutto quello che ti viene proposto dalle multinazionali della finanza. Anche a Roma, anche a Roma fanno, dicono più o meno, c'è lo stesso atteggiamento a Roma. Poi concludo questo brevissimo flash, se non te ne elementi per controbattere stasera, volevo chiudere questa mia veloce chiosa a Paolo Pizzolato salutandolo e dicendo bentornato a casa Paolo. Io il 19, e lo dico veramente con gioia, il 19 sarò a Padova e ti chiedo una cortesia sulla base di tutto quello che hai detto prima. Ascoltami bene, io sono felicissimo che tu sia tornato da noi. Da noi veneti, no da me, io non sono un partito, non rappresento un partito. Aiutaci però, Paolo, a tenere lontani dal partito dei veneti tutti quei falchi, quelle poiane pronte a fiondarsi in picchiata sulla ghiotta cesta di elettori, è vero, che per truffarci. Hai capito cosa voglio dire, vero Paolo? Quindi grazie anche per l'aiuto che ci darai. Ultimissima cosa, direttore, mi consenta di dire che io sono commosso. Sono sinceramente commosso, perché è un po' di tempo che frequento questi studi, no? E qualche 2 o 3 anni fa non
non si vedevano con così tanta frequenza messaggi liberatori che inneggiavano all'indipendenza del Veneto. Ne vedo sempre di più, sono sempre più numerosi, perché i veneti prendono coscienza e coraggio e si sentono liberi di dire ciò che pensano. Sono messaggi, lo dico in toto, che mi commuovono, direttore, veramente. Allora, con Fabrizio Bazzoni stasera c'è Alberto Piovesan, mi pare, o Tony Polla, no, c'è la Nicoletta Rizzetto, ma ci mancherebbe altro, la grande Nicoletta. Allora, vediamo un'altra pagina della politica locale, cioè il referendum per la separazione dei comuni di Venezia e di Mestre, che sarà celebrato il primo dicembre. Sapete che si è già votato 5 volte, anzi questa è la quinta, i separatisti per ora non hanno raggiunto il loro obiettivo, però ci riprovano. Vediamo il servizio e poi torniamo dal sindaco Presti. Manteniamo la posizione che storicamente i movimenti che sono confluiti nella nostra organizzazione hanno sempre avuto, cioè quello di essere a favore della separazione tra la città di terraferma e quella isolare, perché sono due realtà diverse che hanno esigenze diverse operative, che hanno prospettive diverse e devono essere gestite in modo diverso, non è un problema grave. Sì alla creazione dei comuni di Venezia e Mestre. Petto per l'autonomia si schiera in vista del referendum del 1° dicembre. Le due città devono avere ognuna una propria amministrazione. Che sia possibile senza drammi lo si è visto in un precedente che proprio in questo periodo compie 20 anni. Abbiamo visto che Cavallino, con il fatto di essersi separato a Venezia, senza nulla togliere a Venezia, ha prosperato meglio di prima, ha più servizi, sta meglio. Lo stesso dicasi per Mestre e per Marghera, che sono la parte più importante e più popolosa della città, ma sono aggregati a uno dei più grandi poli turistici e storici del mondo, e con delle esigenze che sono sempre difficili da contemperare. Non solo votare, ma anche essere informati sull'argomento del voto rappresenta un diritto. Per questo il Patto per l'Autonomia sta organizzando per il 23 novembre un'intera giornata di democrazia diretta in Piazza Ferretto a Mestre. Siamo contrarissimi a una cosa, all'astensionismo, perché pensiamo che chi fa propaganda per l'astensionismo non merita il voto. Quando chiede il voto è meglio astenersi dal votarlo. Allora, il cittadino prima di votare ha necessità di informarsi. I gruppi che sono a favore o che sono contro la separazione, abbiamo invitati tutti quanti a presentarsi, richiedere lo spazio, a presentarsi in Piazza Ferretto il 23 novembre per poter dare al cittadino un servizio. Vuoi sapere perché siamo favorevoli? Vuoi sapere perché siamo contrari? Stiamo tutti quanti lì al servizio del cittadino, che così sarà informato prima di andare a votare. Allora, continua lo scontro Tocchetto Palasgo su indipendenza sì, indipendenza no, poi ci torniamo ovviamente, così buttiamo un po' di benzina. Sindaco, cosa elettoralmente, cosa fa presa oggi sull'opinione pubblica? No, c'è stato il periodo migranti, c'è stato il periodo, poi gli scontri sul reddito di cittadinanza, e poi adesso si parla molto della manovra, della flat tax che non c'è più. Insomma, tanti elementi che poi possono orientare o spostare i voti, no? Ma prima il nostro amico, l'ex sindaco di Padova, ha detto una cosa giusta. La gente ha bisogno di risposte. La politica dovrebbe dare delle risposte. Certo. Oggi quello che ci aspettiamo dalla DEF, dalla manovra economica, è quello di l'abbassamento delle tasse. In realtà qua vediamo che c'è sempre un nuovo balzello, una nuova tassa nuova da una parte o dall'altra, quindi alla fine la classe politica formalmente è inutile che tagliano il numero o non lo tagliano. Qualcuno diceva prima Vicenza lì, e la qualità che fondamentalmente manca in questo. Questi continuano ovviamente a vivere fuori da quello che è la realtà di tutti i giorni. Io devo ancora vedere una misura, che si parlava di abbassare il cuneo fiscale. Dov'è la misura del cuneo fiscale? Dov'è l'abbassamento da parte del governo delle tasse nei confronti di coloro che potrebbero anche assumere? Quindi adesso l'IMU, la TASI è una tassa unica, mettono tasse nuove, poi tra l'altro sono sempre tasse, alla fine comunque sempre più o meno
nascoste, sì, hanno probabilmente un prorogato su 1 miliardo per gli incentivi per quanto riguarda le ristrutturazioni, che è una cosa ovviamente positiva per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente, perché possa diciamo andare a incentivare le famiglie, però di fondo non abbiamo visto, non abbiamo assolutamente visto, se non l'unica cosa che hanno fatto, che è abbastanza, anzi è molto diseducativa, come tutti dicono, perché abbiamo visto che è aumentato il numero dei giovani che non vogliono lavorare. Noi, è vero che noi sfruttiamo, gli italiani sfruttano e rendono schiavi i migranti economici che vengono qui, vivono con gli schiavi, perché mi mancano le catene, ma sembra adesso tornati ai tempi dei negrieri. Questi vivono in catapecchie, buttati, ammassati lì, poveretti come degli animali, poi li facciamo anche morire all'interno del Mediterraneo, quasi ormai. Mi pare che sia una questione comunque quotidiana, però fondamentalmente quello che andrebbe fatto, quello che andrebbe comunque fatto nei confronti dei giovani educati, lavoro, secondo me, ce ne sarebbe in abbondanza in Italia. Noi non avremmo disoccupazione, perché molti mestieri italiani non vogliono più farli. Ma io da ragazzo ho fatto qualsiasi mestiere, fosse un mestiere onesto e umile. Oggi i nostri giovani, certi lavori, preferiscono andare a lavare i piatti fuori all'estero e non andare a lavorare. Qui li paga di più. Ma cosa pagano di più, Palasco? Ma cosa pagano di più? La vita in Inghilterra costa di più che quella noi. Ma cosa viene sento che i lavoratori migrati si usano proprio. Ma un italiano che paga vaga per 3 euro. Ma l'italiano non la potrebbe ora. C'è la questione dei dignità, del posto di lavoro, non c'entra prestito, che il lavoratore sia bianco o nero, non conta niente il colore della pelle. Il lavoro oggi in Italia non ha più dignità, È colpa dei lavoratori, Palasco? O è colpa della politica che non fa il suo lavoro? Ma che non tutela i lavoratori? Di chi è colpa? So io dirti che se non ti continuare a ciapparsi a quei italiani che non vuole più fare certi lavori, quindi siamo costretti a importare i poveri disgraziati dall'Africa, da altre realtà. Il problema non è gli italiani che non vuole fare certi lavori, il problema è che molti lavori non hanno più dignità. Vengono sfruttati, ma allora a chi spetta il compito di vigilare su chi sfrutta? A chi spetta? Spetta o no allo Stato? Spetta allo Stato? Perché lo Stato non fa il suo compito? Appunto, a me te mi domandi, domanda io lo Stato. Torniamo di nuovo alla politica, che è una politica che di fondo non funziona. Funziona da decenni. Te lo solo dito, che non, cioè, bisogna stare attenti a dire gli italiani non vuoi più fare certi lavori. È la verità. Sì, perché certi lavori si è talmente degradanti che la gente si rifiuta di lavorare, la gente si rifiuta di fare i rider per 2-3 euro al giorno. E ora i ciappa il povero disgraziato che si arriva col barcone, gli mette una bicicletta sotto il culo e le ciappa adesso corri per tutta mia per 2-3 euro. Mi ci sono io a dire questo, che dopo c'è responsabilità della politica e del governo, sono d'accordo con te. Ma finché corriamo dietro allo scontrino del bar e non andiamo a guardare quelli che fanno il volantinaggio per tenere è un problema nostro. Siamo noi che continuiamo a eleggere gente che non vale un fico secco in Parlamento. Siamo noi che mandiamo che non ci rappresenta e che è incapace. Cioè, questo è il problema principale. È l'unica che taglia i parlamentari. Facessero le leggi adeguate intanto per eleggere i parlamentari che vanno lì a lavorare e a fare leggi funzionali per il paese. Cioè, cambia tutto per non cambiare un tubo. Non è cambiato niente in questi anni. Questo paese è destinato a sprofondare nella merda. Certo. Assolutamente. Andremo ancora più giù di così. Allo schifo non c'è mai fine qua. Diceva Pizzolatto, ho detto che ti pesa il portafoglio, che lavorando in banca conosce perfettamente queste cose. Noi abbiamo fatto una ricerca approfondita in tutto il Veneto, la mia banca adesso è diventata una grossa banca veneta, è collegata direttamente con le banche di credito cooperativo di Roma, e abbiamo studiato quello che effettivamente diceva Palasco e quello che giustamente diceva anche Presti.
i ragazzi che escono diplomati e con un certo tipo di istruzione che si presentano all'interno delle aziende chiedono di poter essere pagati per quello che hanno sostenuto di spese e per quello che hanno studiato. Quando ci si trova davanti per la prima volta al nuovo datore di lavoro, il datore di lavoro, mi dispiace dirlo, però purtroppo il risultato è che io ho dovuto mangiarmela, scusate il termine poco ortodosso ma veneto, relativamente a quello che è lo stipendio che vorrebbero concordare, è sempre senza dubbio inferiore a quello che potrebbe essere dovuto a questo ragazzo nuovo che si presenta. A parte l'esperienza, lasciate perdere gli anni di esperienza, cosa sei capace di fare tutto quanto, se a lui spetta 1.800 gli viene sempre proposto 1.400 e 1.600, così come abbiamo visto anche in alcuni alberghi di Belluno che siamo andati a fare alcune interviste importantissime e ci hanno risposto proprio anche i camerieri, i cuochi e tutti quanti di questa cosa, per cui hanno detto dobbiamo scegliere, c'è un abbassamento del livello, perfetto. Per cui dicono, a noi resta una scelta che è quella di adattarsi al territorio e continuare a stare nel Veneto, continuare a stare in Italia, adattandosi a quello che ci danno, oppure fare, così come è stato detto l'ultima volta, la settimana scorsa quando eravamo tutti presenti, la fuga dei 250.000 persone che, nonostante giustamente come hai detto tu, la vita sia carissima a Londra e in Inghilterra, vengono però anche strapagati per quello che valgono, ma strapagati, te lo posso assicurare, 200 in Riviera del Brenta solamente negli ultimi tre anni, 250.000 complessivamente in Italia, 22.000 dal Veneto, ma ti assicuro che un lavapiatti a Londra porta a casa 3.000 euro. Noi abbiamo ragazzi che convivono all'interno della stanza, che sono figli di piccoli impresari, piccoli imprenditori nostri, che mettendosi assieme due o tre all'interno di una cameretta, si tengono in tasca un 2.500-3.000 euro netti che poi mandano a casa. Ma non possono stare di bene con noi, certo, il problema è perfettamente giusto, perfettamente. Qual è il problema nostro? Il problema nostro è che a livello di tassazione, a livello di tassazione non è possibile, come ho detto da tantissimi anni, indipendentemente da questo governo, da quelli precedenti e quelli che verranno, in Italia abbassare le tasse. L'unica cosa che si deve fare, che si può fare in Italia, è quello del contenimento dei costi o la riduzione dei costi. Chi parla di abbattimento di tasse sta raccontando una balla enorme, perché il nostro paese è talmente indebitato, PMI può dirmi, o piccolo e medio industria può dirmi, talmente indebitato dove non è possibile eseguire un abbattimento delle tasse. Poi abbiamo dei costi, ho avuto l'occasione di dirlo anche un mese fa, che sono una cosa assurda. Ho detto, quando viene qualche immigrato qui in Italia, che potrebbe anche servire, qualche mese dopo, mi sembra sei mesi dopo, sono un po' ignorante, non vorrei aver avuto qualche vuoto di memoria a causa dell'età, può chiamare un suo diretto parente direttamente dal paese da proviere, 552 euro al mese che vengono prelevati dalle casse dell'INPS e all'epoca ancora dall'INPDA, e che provano questo buco costante e continuo di casse, diciamo, di quello che è stanziato, di quello che è contenuto in questo grande calierone dell'INPS. Non è possibile che ci sia gente che percepisce il minimo di pensione dopo aver lavorato anni, oppure reversibilità, che non vengono pagati in maniera adeguata, perché questi 552 non dovrebbero essere prelevati dalle nostre casse dell'INPS, dove abbiamo accantonato i soldi e dove c'è questo buco. Dovrebbe essere stato fatto un decreto legge a parte, con un sostentamento per queste persone che si ricongiungono, dove invece sono andati a fare una cassa dove tutti tocciano, perdonati il termine dialettale veneto, e dove si è creato questa confusione totale. Ecco perché l'Italia sta andando alla deriva, perché non abbiamo la possibilità di poter recuperare quello che abbiamo a livello di grado debitorio. Cioè, sto parlando un po' in maniera povera per cercare di evitare i termini bancari, però guardate che siamo al collasso totale. Sapete perché? Sapete perché stiamo andando avanti? Perché all'interno delle banche ci sono ancora diversi soldini di risparmio dei nonni e dei papà. Nel momento esatto in cui i nonni e i papà spariranno e moriranno, i figli che non hanno potuto creare una cassa per loro, un qualcosa per comprare la casetta, nessuno noi ce l'ha un lavoro a tempo indeterminato, dimenticatelo questo qui, o un qualcosa di concreto, vedrete in Italia fra anni, per carità, cosa succederà ai giovani. Allora, torniamo alla cronaca, vediamo una ragazzina Sinti di 13 anni, rimasta incinta, è stata accompagnata in una struttura protetta, i parenti la rivolgono a casa perché dicono restare incinta a 13 anni per noi è normale. Vediamo. Una ragazzina nomade di 13 anni, incinta, dopo l'ultimo controllo al pronto soccorso, è stata presa in carico dai servizi sociali e affidata a una struttura protetta, lontana dai genitori e dal fidanzato, un Sinti di 32 anni. Familiari e padre del nascituro, che vedrà la luce a novembre, non accettano questa soluzione e rivolgono subito la ragazzina. Pare temano di non rivederla più e che siano convinti che il personale della struttura che la ospita le dirà che i suoi non le vogliono più bene.
La tredicenne appartiene a un gruppo di sinti che si sposta tra Cittadella e Bassano, lungo il Brenta. Secondo quello che dicono, nella loro cultura è normale che le donne restino incinte a quella età, senza costrizioni o violenze. Il 32enne sostiene infatti che tra lui e la tredicenne ci sia amore vero. La famiglia della bambina si è rivolta a un avvocato trevigiano per cercare di riavere la figlia quanto prima a casa. Dalla Libera. Allora, servizio di Guido Barbato, se non sì, certamente. Antonio Tocchetto, allora, lei diceva, litigando con Palasgo, che... Certo, che non è che li abbiamo voluti a casa nostra. Allora, intanto i sinti, per informazione a Ivan Palasgo, non arrivano con il barcone, ma sono delle etnie che girano e ci saranno anche se lui farà la rivoluzione indipendentista, di cui io non condivido assolutamente niente, e mi dispiace che lui parli male dell'Europa. Detto questo, noi abbiamo delle regole molto severe sui minori. Se quindi un ragazzo di 32 anni ha messo incinta una ragazzina di 13 anni, là c'è anche un reato penale, per cui hanno fatto bene ad intervenire i servizi sociali. Adesso ci sarà una protezione per la bambina, perché è chiaro che a 13 anni tutto deve fare, ma non certo far figli, anche se loro hanno delle regole diverse, ma le regole diverse dovrebbero averlo in una situazione di uno stato apolite, ma loro vivono nel nostro territorio e rispettano le leggi italiane, proprio perché gente come Ivan si lava molto la bocca del rispetto delle leggi italiane, le facciamo proprio rispettare, perché allora va tutelata la bambina minorenne di 13 anni, con un supporto anche dei servizi sociali, perché sono due soggetti in difficoltà, e il signore di 32 anni avrà una bella, come dire, azione penale nei suoi confronti, perché a 32 anni mettere incinta una bambina di 13 anni credo che sia una roba più che altro grave e scandalosa. Ho diritto di dire. Beh, no. Cioè... demonizia, no, Tino, te ha diritto di dire. No, no, perché tu vorresti essere un indipendentista, ma non sei in grado, ma non sei in grado, perché tu fai l'indipendentista qua e vivi in Europa. Ti ricordo che stai vivendo in Europa. Ti ricordo che stai vivendo in Europa. Certo, guarda, mi fai paura sicuramente. No, beh, certo, ma per fortuna, guarda. Cioè, tagliamo i polsi. No, se vuoi qualcos'altro. Tagliamo i polsi. Se vuoi qualcos'altro. Mi sei legato alla mente, voglio tagliamo i polsi. Dai, un suicidio in diretta non è male. Ditele, dai. Poi dobbiamo andare dal settimo gottardo, dalla Libera. Allora, tutto quello che ha detto la Tocchetto sulla tutela della ragazzina, non posso che essere assolutamente totalmente d'accordo. Siete d'accordo. Vabbè, insomma, su una roba che dai, sta, no, dai, non sta a stressare la massa. Sei d'accordo con me? Beh, insomma, se ti dici una roba giusta, scontata, giusta. Certo, se ti dici una roba giusta, sono d'accordo con te, no? Non sono mica, bolscevico come te. Ma io non sono una bolscevica. Te sei una bolscevica. Faccio parte del partito bolscevica. No, sicché tutte le tutele che possiamo fare a questa ragazzina, quelle per carità di Dio, fuori discussione, non è. Io volevo dire un'altra cosa, perché faccio un esempio. Domani, faccio un'ipotesi, ma neanche tanto campata. Domani che i musulmani vogliono mangiare carne di halal, come si chiama? La carne halal. Halal, che sono di bestie macellate in un certo modo, che è contrarissimo alla nostra cultura, tradizione, usi e costumi. Cioè, io non sono vegetariano, mangio anch'io ogni tanto un po' di carne, però mi dispiace, so che sono in contraddizione, però mi dispiace vedere una bestia che soffre. Loro che hanno questa cultura, domani che fondano un partito in Italia e che prenderanno il 5% dei voti, e quel 5% servirà a Renzi per andare al governo piuttosto che alla Bonino, piuttosto che a Conte, alla Meloni, a chiunque sia, a Salvini, a chiunque sia, fatemi finire, no? Cosa diranno gli italiani quando i musulmani imporranno per legge il diritto, perché per loro è una tradizione, cioè, è un'usanza, per loro è un precetto religioso,
E quindi come ci comporteremo? Il giorno in cui verrà un musulmano a dire io ho tre mogli, perché la mia religione mi consente di avere tre mogli, cosa gli diremo? Ma infatti stai sbagliando cosa così, no, perché le leggi funzionano e non ci potrà essere la poligamia in questo paese. E leggi, quindi, i te cambia, i te cambia le leggi, viene da di fatto depreso da quando sono entrati in Europa, i te cambia le leggi, i te cambia, e non è il discorso delle leggi, è un discorso del... di inserimento culturale di altre ci persone, di altre culture. Tu stai parlando dai. Hai sbagliato l'esempio. Allora, intanto il governo procede, il governo prorogherà, dice il Corriere della Sera, Repubblica, ecobonus e sisma bonus, 1 miliardo per i quartieri a rischio, saranno prorogate le detrazioni fiscali per gli interventi sulle case in chiave ecologica oppure antisismica, piano da 1 miliardo per le aree urbane degradate per il recupero degli immobili abbandonati. Gottardo, il governo 5 Stelle PD si sta muovendo così, sta cercando di fare delle... Ma una grande delle operazioni che portino al governo, diciamo, ma così, una grande novità non la si vede, però ancora una grande novità non la si vede, cioè, perché sono più le sono cose demagogiche o sono cose pratiche, perché per esempio tra i parlamentari uno può dire lo fanno per dare un segnale alla no? In pratica finora è un governo di continuità, guardate questa finanziaria come, almeno finora, nelle linee programmate come è stata presentata, non vedo verde, che ci sia un salto qualitativo tra il Conte 1 e il Conte 2. Non c'è grossa guardate, differenza. Quota 100, reddito di cittadinanza, adesso sento qui i vari eco bonus. Sì. Rottamazioni, cioè dove sta il salto qualitativo sulla propaganda del numero dei deputati? Sì. In una situazione in cui nessuno è affezionato a questo sistema politico, per cui metà degli italiani non vanno più a votare, e la risposta è ridurre la metà e non entrare nel meccanismo delle rappresentanze, cioè secondo me dovrebbero stare un po'. Io se fossi un dirigente dei 5 Stelle e del PD mi preoccuperei, perché non è pensabile di avere ancora il capo, per quello io ritengo che questo Conte non lo vedo uno della vita lunghissima. Perché vita politica, Sì, la vita sua io preferisco che sia centenario come tutti, quindi va bene. Perché tu devi motivare con un cambio di marcia, perché se non c'è un cambio di marcia, il paese marcisce, tieni fermo il paese, perché i rapporti tra le forze politiche e le regole per la loro conservazione cambiano, ma se non cambia il sistema produttivo della ricchezza e la sua medesima distribuzione, dove sta il cambiamento? Cioè io sono... non vedo dove stia il cambiamento, perché questo cambiamento che è venuto perché c'è stata una cintura di sicurezza europea e internazionale che ha reso possibile questo cambiamento. Cioè senza sovranisti l'Europa è diventata più brava. La cosa era così, più buona, così chiara, la si aveva visto subito quando dal Parlamento europeo chiudono e non danno neanche uno dei 18 vicepresidenti al gruppo leghista che rispettava per manuale Ceccelli, è chiaro che poi neanche una presidenza della commissione che le veniva sempre per automatismo, è chiaro che era, è stata messa una cintura di sicurezza tale per cui abbiamo capito bene. Realpolitik, io non mi meraviglio di questo, non è questo il problema. Però una volta che c'è stato questo cambio di danza, tu devi fare dei cambi veri strutturali. Dove sta il cambio vero strutturale? Questo è.
qui non si vede un cambio vero strutturale, ecco, finché non viene fuori questo cambio vero strutturale, io non vedo che ci siano grandi prospettive. Allora, è inutile andare ai sondaggi. I sondaggi sono lo specchio che non è cambiato niente. Ma come non è cambiato niente, anzi qui sono il governo peggiorano un po'. E certo, perché non è cambiato niente nella sostanza. Quello che ci si aspetta è vedere se nella... E tutti, siccome ciascuno rinvia alle decisioni sempre ad altri, adesso si dice, aspettiamo a vedere come va in Umbria, se il modello umbro va, eccetera. Poi c'è, vediamo se perdono, mantengono l'Emilia Romagna, eccetera. Cioè, ma questo non è così. Certo. Io vedo la carenza di classe politica che se ne assume le responsabilità. E insomma e reagisce. Ma scusatemi, ci massacrano anche gli americani con i dazi e noi stiamo a giocare con i servizi segreti. Sì, a proposito, ma vi pare una roba seria? A proposito, il titolo del giornale: Spygate per incastrare Conte, ora Salvini ha un'arma segreta che sarebbe il Volpi al Copasir, no? Che è un suo uomo, quindi la vendetta di Conte su, di Salvini sul Russia Gate sarebbe di impallinare Conte. Ah, certo, ma mi pare evidente che il punto debole di Conte sono i suoi rapporti internazionali e questo Biarritz, il telegramma di Trump non viene da Washington, viene da Biarritz, è lì che avevano combinato i pasticci. Quindi, però, come dice, ma tutto concedere. Tu devi dimostrare di fare un giro della politica. Allora, un giro della politica non l'hai fatto. E tu hai ancora Di Maio che dice, giustamente da parte sua, io non ho nulla da rinunciare da quello e denunciare da quello che ho detto prima, ho fatto prima. Decreti Salvini, tanto vituperati degli amici del PD, certo. Non ne hanno toccato una sillaba. Ma allora, ma questo è il punto che a me meraviglia. Cioè decreti sicurezza, per intenderci. Sì, quelli sicurezza. Sì. Questo, dico, oltre a quello che avevamo detto prima del reddito di cittadinanza, o questo governo dimostra, se no altrimenti cos'è? L'unico che fa è Gian Burrasca e Renzi, troppo poco per dire che c'è un rovesciamento di posizioni. C'è un fatto inquietante, Settimo. Certo, ma posso... ma è evidente, ma scusate, l'assurditanza poi tu la vedi, non tanto per i piaceri che fai attraverso i servizi segreti, da che mondo è mondo, tra i paesi i servizi segreti hanno sempre fatto le cose sporche, e tenevano coperte, però quando vengono scoperte non sono più perdonate. Ma per di più, scusatemi, ma sono interessato a fare la battaglia dei dazi? Allora punterò i piedi in Europa su una battaglia dei dazi, che stiamo lì a giocherellare. La battaglia dei dazi, scusami, mi risolve molto di più della battaglia sull'evasione fiscale. Siamo qui a Reggio a dire quanti miliardi recuperiamo di qua, di là. Ne perdiamo 4-5 miliardi solo con la guerra dei dazi con gli americani. Cioè, questa è una debolezza, secondo me, strutturale, che nasconde una debolezza politica perché non si capisce ancora fino in fondo. Aspetteremo le elezioni regionali se tra 5 Stelle e PD ci sarà davvero una fusione politica. Per ora è solo di vertice. Allora, Settimo Votaro è sindaco di Padova e a Padova si dà l'addio a Vianelli, quartiere che era considerato come il Bronx con droga, violenza, guerriglia. Diamo il servizio della nostra redazione. Abbiamo adesso anche delle palazzine aperte.
Entriamo nel complesso Serenissima con Flavio Zanonato, l'ex sindaco di Padova, protagonista degli anni più difficili di Vianelli. Fu lui nell'agosto del 2006, poche settimane dopo la guerriglia tra gruppi di spacciatori nordafricani e nigeriani, ad erigere il famoso muro antispaccio, salito agli onori della cronaca. Arrivarono a Padova giornalisti da tutta Europa per documentare quello che diventò per tutti il muro di Padova, una barriera che copriva la recinzione ed impediva il continuo scambio di droga tra i clienti e gli spacciatori che negli androni di questi palazzi trovavano riparo per portare avanti i loro traffici illeciti. Zanonato, sindaco di sinistra, divenne il sindaco sceriffo, un appellativo con cui ha imparato a convivere a distanza di anni. Da una parte mi ha, come dire, irritato, perché io sono sempre stata una persona molto aperta verso gli immigrati, purché si rispettino le leggi. Dall'altra non credo mi abbia danneggiato, perché si è vista anche una certa capacità di decidere cose complicate come questa. Cammina tra i palazzi fatiscenti, un sopralluogo insieme all'assessore Micalizzi, qualche consiglio e ricordi di 13 anni fa. Ora al posto dello spaccio solo l'abbandono, vetri rotti, sterpaglie e piccioni che rimangono a guardare dalla finestra. Qui la situazione era una polveriera, famiglie che vivevano al limite del degrado e spacciatori sulla porta di casa, sempre al lavoro. La decisione di sistemare questa cosa è passata attraverso una scelta abbastanza complicata, cioè decidere che non erano più abitabili e che quindi in quanto tali andavano sgomberati. Poi si sarebbe visto il problema della proprietà. Nel luogo simbolo dell'insicurezza, qui entro 7 anni sorgerà la nuova questura, un traguardo che soddisfa Zanonato, è il cerchio che si chiude. Penso che sarà una soddisfazione per tutta la gente che abita qua, finalmente i loro appartamenti non saranno più svalutati ma assumeranno un valore importante, mi pare una cosa molto bella. Insomma, nessun rimpianto. Non li farei sicuramente, perché era davvero un posto di sofferenza sia per gli abitanti della zona, e devo dire che molti si sono dati da fare e hanno dato una mano. Si stanno ultimando i lavori di sgombero degli appartamenti del complesso Serenissima di via Anelli. Tutto è pronto per l'inizio dei lavori di abbattimento che inizieranno sabato mattina, e quel che resta delle vite che hanno popolato questa zona di degrado è quel pallone. Felici Valentina Visentin. Allora, Piero della Libera, si è parlato molto anche qui dei tortellini islamici, no? Tortellini senza maiale che sono stati proposti e anche cucinati sempre per rispettare l'Islam. Lei come la pensa su questo, sulla questione del crocifisso, che per esempio il nuovo ministro di istruzione ha detto bisogna sostituire con un mappamondo, con una carta geografica, perché le scuole sono laiche, eccetera eccetera. Ma credo che la proposta del ministro sia stata una proposta, a mio avviso, insensata, sa direttore, perché il crocifisso è il simbolo di una nostra identità, ma non soltanto cristiana per chi professa ed è religioso. È il simbolo di una unità culturale in cui credono, i cui valori che esprime sono condivisi da tutti noi, anche da chi è ateo, anche da chi non è cattolico praticante, perché i valori della solidarietà, dell'amicizia, cioè tutti quei valori che vengono espressi attraverso la presenza del crocifisso sono valori ormai condivisi a livello italiano, per cui rinunciare a dei nostri valori vuol dire che vogliamo noi integrarci con chi arriva, non voler fare l'integrazione, come è giusto che sia, di chi arriva rispetto alla nostra cultura e alla nostra identità. Quindi è sicuramente un errore. Poi sulla questione del tortellino, per carità, tortellini ce ne sono di tutti i tipi, sono fatti col formaggio, però se noi diciamo dobbiamo togliere il prosciutto e mettere la carne di pollo per dire qualcos'altro, perché dobbiamo fare un favore agli islamici, questo è sbagliatissimo, vuol dire ancora una volta far venir meno quelli che sono i nostri valori e la nostra identità, che non ha senso, perché guardate, io credo che gli islamici, tutto sommato, l'Islam non ce l'ha con Gesù Cristo, perché Gesù Cristo per l'Islam è il terzo profeta più importante, cioè Maometto, ce n'è un altro e poi è Gesù Cristo, solo che loro non riconoscono che Gesù Cristo sia Dio, ma lo riconoscono come grande profeta. Io credo che questo problema
sia posto soltanto da noi italiani, o da una parte degli italiani, ed è un errore gravissimo. Cioè un eccesso. Poi volevo tornare un attimo sul discorso indipendenza. Guarda, io sono un autonomista e credo nell'autonomia. Credo nell'autonomia del Veneto perché è l'unica grande battaglia possibile secondo la normativa costituzionale che noi abbiamo. Il nostro percorso di autonomia si basa su un percorso costituzionale nel rispetto della Costituzione, attestato dalla Corte Costituzionale quando ha ammesso anche il nostro referendum, mentre il percorso sull'indipendenza, e abbiamo visto come è andato a finire in Catalogna, è praticamente una grande utopia impraticabile, perché dovremmo, per raggiungere l'indipendenza, scusa che finisco il ragionamento, no, rispetto la tua idea ma non la condivido, è impraticabile perché la nostra Costituzione italiana dice che l'Italia è una e indivisibile. Quando parliamo di autonomia rientriamo in una regione autonoma come il Friuli, come il Trentino Alto Adige, ma nell'unità nazionale. Quando parliamo di indipendenza vuol dire spaccare l'unità nazionale. Cosa significa questo? Che lo puoi fare soltanto con una rivoluzione, non culturale, ma una rivoluzione armata. È quello che in pratica era un percorso. Non sono gli scesi in piazza con le armi, no, è però, stato lo Stato che ha deciso di imprimere qualcosa di democratico. Perché? Ma stanno andando avanti. Certo, perché non puoi portare avanti, e lo ha anche stabilito la Corte Costituzionale, un referendum sull'indipendenza, perché è praticamente impossibile stando così la normativa. Quindi l'unico percorso valido è l'autonomia. O facciamo quadrato sull'autonomia, o ci disperdiamo, ci dividiamo e quindi non raggiungiamo nessun obiettivo, perché l'obiettivo dell'indipendenza è irraggiungibile. Legibus sic stantibus, cioè stando così le leggi. Ah, sì. Altrimenti bisogna modificare la Costituzione, ma è una cosa impossibile, perché altri che l'Italia hanno iniziato, l'Italia sia unita e una volta iniziato il percorso abbiamo visto come è andata in Catalogna. Allora sono 22:50, siamo molto avanti, dobbiamo andare alla pubblicità e poi l'intervento di Ivan Palasco sull'indipendenza rispetto a quanto diceva Pietro Dalla Libera. State con noi, torniamo subito 2-3 minuti. Vado in bagno un attimo.